e benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un po' tragico, tutti gli altri. Io, Pog e Phil abbiamo giocato a una modalità di Roblox dove devi guidare e scappare da dei mostri. E il nostro obiettivo era attivare dei generatori che trovavi in giro. Saremo riusciti a sconfiggere questi mostri? Beh, non vi sporre altro, guarda il video fino alla fine. Dunque questo, buona visione. E allora, quando aprì quell'armadio, trovò quel barattolo di Nutella vuoto! Sì, oh! ma io starei andando a fuoco, ragazzi. Continua la storia. Ma la cosa poi è che quando ha visto il barattolo vuoto, c'era uno che lo fissava. Sì, ma oh! Raga, sto nel fuoco. Puoi morire, per favore, stiamo finendo la storia. Infatti. Nenne! Vi spiego cosa bisogna fare in questa modalità. Pet mi ha detto c'è questa modalità. Io ho detto sembra bella e l'abbiamo fatta. E voi vi chiederete cosa si fa in questa modalità. Non lo so. Si guida e no, aspetta, questo qua ho paura che ci vogliono attaccare. Entriamo subito qua. Andiamo. Okay. Mi dispiace, nenne. Mi dispiace. Why you? Quello c'ha la testa del Sigma. Scusate, ogni tanto vengono gli attacchi di... Comunque, adesso finito il gioco. Ok, si inizia subito. Posso raccontarvi una cosa nel frattempo? Sì. Ok. Oggi... Due macchine! Allora, io ho provato il gioco, però... Sono tre. Non so che non secondare, ma sono tre. No, questa mi sa... Questa è la mia! È la mia macchina, no, la verde è la mia. Dovrebbe essere la mia, perché l'avevo colorata di verde prima, però vabbè. Posso raccontarvi una cosa che mi è successa stamattina? Sì. Avete presente quei video meme dove praticamente fanno la roba dell'estate? No? Quella là che tipo ti svegli tutto sudato durante il riposino, dai una cuffia, una ciabatta. E insomma mi sono svegliato che tipo c'avevo polvere dappertutto, c'avevo il naso che qualcuno mi aveva picchiato e avevo perso le ciabatte. Secondo me che qual è il problema? È un sogno del destino, problema, avrai proprio delle nuove Crocs. Allora, succede se io faccio F chiave? Come mi vedete? È pazzo. Comunque premete uno F a spam. Così. Allora fatemi parlare. Allora, che devo spiegare il gioco. Se no rimaniamo qua per mezz'ora e veniamo uccisi dal mostro. Allora, c'è un mostro? Sì, ma tanti mostri ce ne sono. Allora, noi dobbiamo riparare il generatore, ma prima dobbiamo prendere i materiali per riparare. Qui dobbiamo smontare questa macchina. Venite, picchiatela. Non funziona. Fili, dammi una mano. E ti sto aiutando, ma non funziona. Vieni qua. Spaccala. Vai, distruggila. Sai che io non credo che la riparazione di un generatore preveda che tu prenda sprangate una macchina. No, noi stiamo prendendo i pezzi della macchina. Lo sai che non funziona comunque così? Vabbè, ma su Roblox ho fatto un mega salto assurdo. Pazzurdo XX, pazzurdox. Esatto. Quanti ne servono per ripararlo? Riparare. Okay, possiamo fare una cosa. Easy. Andiamo nella stessa macchina perfetto, tutti quanti. È finito il video, andiamo. Ciao. E tutti nella stessa macchina, che potrebbe essere figo. Certo. Cosa? Guarda cosa ho preso. Oh, sto... Che cosa? Un lampeggiatore stradale. Non so allora, cosa ditemi voi, aspetta, ditemi voi, devo decidere voi. Volete guidare tra di voi oppure insieme? Sì, capito. È uguale. Ho paura e voglio stare qua con voi. Ok, Ok, siete tutti? Accendo la macchina. Ok, ok. Ma io però ho paura di stare dietro. Ok, tranquillo. No, tranquillo, non succede nulla. A me non vedo niente, vedo solo una bomba atomica dietro Cat. C'è il gatto che mi sta fissando. Allora, vi spiego un attimo come funziona. Ok, vedete là c'è uno schermo sulla macchina, ok. Là indica dove stanno i generatori. Noi siamo partiti da quello sotto tutto, quello giù a tutto. E noi adesso dobbiamo andare negli altri. Ho capito. Che non riesco a girare con la macchina. Hai capito, Pogo? Credo di aver capito. Ok, meno male che hai capito, ok. Solo che io, vedete quello schermino, ho dovuto guardare la condivisione di Cat su Discord per capire quale schermino, perché non vedo niente. Ok, non so questo cos'è. Scegliamo un attimo, aspetta. Cos'è quella roba? Oddio! Corri! Corri! Non ho portato la macchina! L'ha bloccata! No, bro! Sono morto? Raga, sono morto. Mi ha investito una macchina. Cosa c'è nella macchina? Niente, oddio. Fili! Oddio, scappa! Come cavolo guida sta macchina? Ma come non parti? Perché mi sono affidato a te? Oddio! Ma quindi cambiano tipo mostri ogni tot? Eh
penso di sì. Bellissimo, rifacciamo? Sì. Anche perché mi hai investito tu. Come? Sono morto per una macchina. La macchina la guidavi tu. Ah. Ma penso sei morto per il mostro, lo sai. No, no, forse sono morto perché stavo cercando di buttarti fuori dalla macchina premendo e sono caduto io. Ketta. Cosa? Perché c'erano su... Ma? Questi com'è che si chiamavano su Roblox Doors? Tipo fumogeno di aiuto, tipo una roba del genere. No, che tu li chiamavi in maniera tutta stupida su Roblox Doors. Un glow stick! Un glow stick, esatto, un glow stick. Ma si chiama così. Lasciamo stare, esatto. No, lo so, quello non è... Oh, ragazzi, vai, no. Vai, 100%, dai, su. Repair the generator. Ok. Ma è 94, ragazzi. I have repairato the generator. Che facciamo? Andiamo con macchine diverse e investiamo in mostro? Sì. Allora, vi spiego come funziona. Per accendere la macchina dovete avere premuto l'entrata della chiave. Ah. Capito, bro? Perché non parti? C'è l'entrata della chiave. Devi mirare dove giri la chiave. Aspetta. Ok, stiamo partendo. Andiamo, let's go. Cos'è? Ah, ma costano punti. Che cosa? Oddio. Oh, ma sai guidare? Radio, ok. Ma io non posso prendere niente. Attento. Vai, raga, avanti. Perché c'è una bandiera rossa dietro? Quello ha lanciato Poggo. Scusate. Quello oggetto là. Okay. Vai, partiamo, bro. Vai, Kat, vai tu davanti. Okay, aspetta, non mi ok. Permesso, permesso. Vai, vai, tranquillo. Come si accendono i fari? Cioè, come sulla macchina vera. Ok. Ah, vi devo dire un tasto. Se premete F, potete guardare dietro. Ah. Ok. E se premete Shift, va veloce. Aspetta, doppie frecce e via. Usciamo. Ho preso qualcosa? Preso? Una videocassetta. È vero. Perfetto. Ma... Raga, io mi sto un po' cagando addosso. Ma guarda qualcuno alla videocassetta. Ma che sta dicendo? Non lo so, non capisco l'inglese. Picco blu segheria, ok. Ma se c'è una casa qua, aspetta, fermaci qua. Oddio, c'è la freccia col generatore, andiamo sul generatore. No, io sento sto tipo parlare, non si capisce. Oddio, oddio, oddio. Fra, scappa, scappa. Qual è la mia macchina? E lo so, quella di macchina è la mia e la tua. Accendi sta macchina! Dove stiamo andando? Verso che parte, bro? Mettiti nella mia, Kat, mettiti nella mia. Esce e mettiti nella mia. Andiamo, seguitemi. Via, seguitemi. Mamma mia. Mi sto cagando. Una cosa, non andate troppo veloci, perché secondo me quel tipo che ci blocca la macchina, perché andiamo troppo veloci. Dici, ma che cos'è, la polizia stradale allora? È probabile. E allora non c'ho la patente, però, scusa. Oddio, sono l'unico con la patente in mezzo a voi, aiuto. Probabilmente sì. Ma dobbiamoci qua, dobbiamoci qua, qua, qua. Scusa, no, oddio, no, ragazzi, no, mi ha bloccato. No, raga, sto rompendo la mia entra macchina. Entra nella mia, veloce, veloce. Aspetta. Lo so chi è questo, entra. Arrivo, come si siede? No, aspettami. Fili, seguici, Fili, seguici. No, aspetta, fermati. Non puoi lasciarmi così. Ok, ci sono, vai, corri. Corri dove? Ah, c'è il generatore. Non lo so, ok, vai dal generatore. Ah, indica, dove sta? Buono. Meno male, se no era un problema. Aspetta. Mamma mia, mi sono cacato sotto. Questa macchina elettrificarsi. Mai guidare con voi. Ecco. Ok, scendo. Aia! Mamma mia, meno male che avevi la patente, Poggo, No, Fili! No, Fili! No, Fili! No, aiuto! Io riparo! Io sono vivo, come faccio a essere vivo, raga? No, sono finiti i pezzi! No! Dove sono i pezzi, Fra? Non posso muovere la macchina! No! Sì, l'unica che abbiamo per muoverci. Non possiamo... Fra! No, Poggo! Picchiate con la chiave! C'è il mostro! Sto salvando Poggo, ok. Sono vivo. No, aspetta, raga, la macchina sta fumando pure. Non è buono. Ehi, non si fuma! Esatto, c'è divieto di fumare. Posso riparare il motore? Poggo, vorrei dirti, Io sto dentro la macchina, c'ho paura. Allora, prima di tutto, tu devi stare molto tranquillo. Hai capito, nenè? Va bene, bro. Raga, lo sto prendendo pure. L'ho ucciso! Io ho ucciso! Ho spaccato il mostro! Oddio, scusa! Ok, aspetta, Poggo, funziona la macchina! Aspetta, io posso picchiare il buio! Ma il generatore, ci serve un generatore... C'è una macchina distrutta, mi ricordo, dietro! Possiamo smontarla! Okay, andiamo! Andrò a piedi, perché io non ho paura! Ma se 3 secondi fa stavi urlando dalla paura! Tanto lui muore, non noi! Ok, allora... vediamo lì dentro... Ma... Poggo! Ma guarda te. Però io mi sto spostando da te. Ma se tu vieni verso di me, esiste, guardi a destra e a sinistra, vedi di passare. Sono morto. No.
Hai ammazzato Poggo. Allora, io non ho la patente. E seconda allora, cosa, stava a destra la macchina. Nel notiziario, ti rendi conto? È uscito scritto: sei morto a causa di una macchina. I tuoi amici dovrebbero guardare come guida. Appunto. Allora. Io e te siamo le persone più. Boh, vabbè. Perché non abbiamo la patente? Questo è il problema. Non posso lamentarsi. Ma c'è pure scritto a sopravvivere. Non è che cambia la esatto, cosa. Esatto, un'apocalisse non serve saper guidare. Cioè, basta che vivi. È importante anche guidare, così scappi, capito? Esatto. Ok, adesso però andiamo a riparare il generatore, dai. Ok. Abbiamo pezzi di rotami, li hai presi? Io non ho preso. Sì, io un pochetto. Oddio, senta. Di nuovo, aiutami sopra. Aiutami. Non so come si fa, io riparo. Ma come si fa? Devi colpire con la chiave, stupido. Ah, tu devi farlo, perché è troppo in alto. Ma questo qua ancora ha schiattato. Eh sì, da Poggo. È stato lui, il nostro salvatore, che poi è morto, che l'hai ucciso. Ancora? Però il tuo lo fai apposta, andare lì. Ma lo faccio apposta, frate. Ma c'è una seconda uscita. Aiuto. Dove sei? Qua, mi sono cascato sotto. Ho pochissima vita. Aiuto, per favore. Ok, saliamo. Non abbiamo ancora materia per riparare. Chiama al 118. 118, chiama, per favore. Posso dire che questa modalità che hai scelto è molto divertente ed è molto bella. Se non mi aveste investito per due volte. Vero, allora, vero. Parla singolare, non parlare plurale. Cioè, io letteralmente sto registrando un video di Cat mentre guardo un video su macchina. Discord. È incredibile. Questo sì, cioè, che scusa, qualità. Macchina, che la mia è messa benissimo. Cambiamo? Ok, salve. Cat. Oh, c'è un'autostrada. Cat. Ma stai giocando col pad? No. Perché c'hai R2 accelerare e L2 decelerare? Perché? C'avevo W accelera. Anch'io. Se si è andata a schiantare in un albero, poi sono io il problema. Ma il peluche sta impazzendo. Ma chi? Io il problema. E io mi sono preso in un albero. Ma che te ne frega? Dobbiamo sopravvivere. Te ne frega del peluche, scusa. Stai tornando indietro comunque. Lo so, dobbiamo trovare delle macchine distrutte. Capito, bro? Macchine distrutte. Eccola una. Bene, Poggo, tu dacci informazioni dall'alto. Ma come faccio? Io vedo su quello che vede. Lo so, prova. Da quella, prova a darci informazioni. Rompi. In alto a destra vi dice i pezzi che avete, In alto a destra? È vero. 24. Ma sei un genio, fra. Ti dice anche le vite, i cuori, okay. E ti dice anche... No, le vite sono quelle che puoi rispawnare gratis. Ma come? Io ho zero vite, raga. Io se muoio ora, tipo Cat mi investe, sono morto. Rivivere? Puoi rivivere? A me costa 30 Robux, che posso rispawnare gratis. Sono due gratis. Ah, perché usate i codici. Ma guardate questo. Ma bastava dirlo con i codici. Ok, adesso possiamo riparare il generatore, andiamo. Ok, io ho 24 pezzi, tu quanti ne hai? Ma dove sei? 66. Mamma mia, allora 66 più 24 fa? Non lo so. Vabbè, 2, tombola, andiamo, dai. Ok, si parte, tenetevi morti. Ma perché devo fidarmi di te? Hai appena ucciso Pog, io sto nella tua macchina, vabbè. Fai finito, ti ho messo il dito sulla bocca. Fammi parlare, per favore. Pasticcino alla crema, tu sei al sicuro con me. Paura, aiuto, poco dall'alto, aiuto. A me non interessa proprio niente. Va bene. Non sono stato io. Mette l'attenzione, passa, sorpasso, ma è... Come si chiama? Non so perché al posto di Valentino Rossi stavo dicendo Vasco Rossi, però vabbè, facciamo stare. Andiamo. Ah, vorresti prendermi invece? E ce l'abbiamo fatta! Pescoschi! 2 su 5? Quanti sono i generatori? Sì, 5. Ok. vabbè, Frava, sei stupido, sei veramente... Allora, io volevo schivarlo. Come... Però mi lasci, non per favore... Non so come salvarti, Fra. Penso dopo un po' forse mi lascerà. Pensi? No, Cat. Penso proprio di no. Penso che sei proprio morto. Penso però che godo. Io ho i due respawn e tu no. You are Blue Genon Vrange. Vrange. Tell to your squad to watch where the wind. Che vuol dire che fai schifo, che non sai giocare a questo gioco. Vuol dire che qualcuno gli ha spaccato una spranga in testa. Fili. No, non sono stato. Io ho cercato di aiutarla a sopravvivere, ok? Sono rinato. È probabile. Allo spawn. No. Vabbè, almeno tu puoi giocare. Ma avevo 66 di metallo. Fra, ma io senza di te non posso aprire la macchina. Ah. Com'è possibile? Io sono bloccato qui. Vieni a prendermi, per favore. Vieni a prendermi. Aspetta, come si accende la macchina? Come si accende? Ok. Ma sei tu il guidatore? Vabbè. Lo so, bro, ma ci penso io, bro. Dai, ti aspetto, bro. Vabbè. No, bro, adesso! Piccalo! E sono caduto per terra. Ma cosa picchiano? Sei da solo, bro. Piccalo!
È esploso il polipo. Ho picchiato un polipo. Perché tu c'hai X? Non lo so. Perché? Allora, clicca L3 per lo sprint, dai, su. O Y. Allora, mi sono caccato sotto comunque. Però il generatore l'avete fatto. Due ne abbiamo fatto. Faccio un altro generatore. Ma non ho i materiali per riparare, aiuto. Ma se non vieni a prendermi, come facciamo a giocare? Ma non so, figa, dove vivi. Discrimi il tuo come indirizzo. Allora, vedo degli alberi, una macchina rotta. Ok. E basta. Ok. Oddio. Più o meno quanti ciuffi di erba ci sono da te? Allora, 1, 2, 3. Sono 70.000 circa. Kat, vedi un po' la zona dove sono 70.000. Io vedo un cartello con scritto Main Road. Bastava vederlo, non schiantarci dentro. Allora, aspetta, forse so dove trovarti. Dove eravamo prima? C'è la macchina verde. E tu cammina, tu segui la strada, tu segui la strada. La macchina verde c'è la Kat adesso. Ma io ce l'ho un'altra di verde. Quante ne avete di macchine verdi? Non lo so, è un mondo gigante di macchine verdi. Beh, io non so dove sto andando. Kat è completamente andato di testa. Sì, vabbè, ma anche prima di questa modalità è da sempre. Che tu mi stai facendo venire una crisi nervosa con quel volante. Stai fermo, puoi guidare anche andando dritto. Ok, vado dritto, va bene, vado dritto, va bene, vado dritto, vado no, bro. Ciao. Ti ho incontrato? Raga, ma c'è una stazione di polizia. No, no, aspetta, non è di polizia, è di benzina. Dove siete finiti? Io torno a casa. Che succede? Non lo so. C'è il mostro. Oh, l'ho investo! L'ho investo! Infame! Morto. È morto, è andato. Ok, ma io però esplorare questa casa. Ma quello di Fallout? È vero, ma lol. No, vabbè. No, vabbè. Hanno messo la casa di Fallout, io volo. Dov'è il copyright? Io non ho parole. Piccalo! Vieni qua! Bravissimo, con una chiave. La chiave inglese fa tutto, eh. Non ci credo, sta roba è assurda. Cioè, ma come fai a ucciderlo con una chiave inglese? È letteralmente impossibile. Vabbè. Però è di pietra il mostro, quindi magari glielo spacchi in testa finché non esplode la pietra. Vabbè, col piccone di diamante ce la dovresti fare. Ah no, aspetta, ho sbagliato il gioco. Ma anche col piccone di pietra rompi la pietra. Beh, effettivamente. Col piccone di legno, Kat, ti stacco le mani. Kat, secondo me puoi schiantarti così tante volte. Chi è? Chi è? Ma che è sto coso? Ti prego, voglio vederlo, avvicinati. Fammelo vedere meglio. Ma che è sto coso? Oddio, è bruttissimo, fra. Oddio. Che ansia. Oddio. Picchialo con la chiave inglese, che muore. Ah, che sei fortissimo. Oddio.